Ciao ragazze e ciao ragazzi, finalmente ho fatto le boxer braids, non le ho fatte io. Allora, è un po' di giorni che io faccio una premessa, che vedo dei tutorial, decine di tutorial, e dico, ammazza, se ci riescono queste ragazze, ci posso riuscire anche io, no? Quindi che ho detto, dopo essermi vista ben bene i tutorial, mi faccio lo shampoo e provo a farle. Sono rimasta mezz'ora con questa prima parte, cioè ero fuori di testa, e quindi che ho detto, ma vado dal parrucchiere, vediamo se me le fa. E questo è il risultato delle trecce, 10 euro. Ma sì, ce le ho fatte al Hair by Style e vi lascio il link della pagina Facebook qua sotto perché è bravissimo, mi ha fatto i capelli tante volte, non ha mai sbagliato. Veniamo al video. Allora, rimorchi e poracci parte terza. Questo è un disperato. Inizio subito, ovviamente poi alla fine vi metterò la conversazione. Questo qui mi parlava da un po' di tempo, praticamente non me lo filavo mai e continuava e mi fa un giorno. Ah bella, io subito gli rispondo, lascia perdere i complimenti, che cosa vuoi? Perché sei sposata tu? Senza punto interrogativo. E io, ma che domanda è? Lo voglio sapere. Ma ti pare che sono sposata? Che vuoi? Sei single tu? Tutto ciò senza punto di domanda, lui non conosce la punteggiatura. E io, se già inizi così, guarda, lascia perdere. Proprio romanaccio puro. E lui, io c'ho, proprio C-I-O. Io c'ho 32 anni, io. E io gli faccio, e stai messo male se pensi a rimorchiare così all'età che hai. Io sono bello, io sono Carletto. Io, o sempre io. Poi praticamente non gli ho risposto e io su Facebook, tipo il giorno dopo, ho postato una foto in cui ero nelle zone di Ostia, no? E mi scrive subito, dato che lui comunque anche lui è di Ostia, ma per carità. Ma oggi a che ora sei andata vicino al Sant'Agostino? A che ora? Ti posso salutare quando passi lì? E io, ti ho detto che non mi interessi. Se ci passerò, ok. Cioè, ovviamente era un no categorico, però, dato che è duro di capoccia, gli ho detto se ci passerò, ok. Quando ci passi mercoledì? Perché mercoledì? E io gli faccio: senti, sono fidanzata. E poi non ci sto, parto. Che poi era vero oltretutto. E lui, sei fidanzata, tu oggi stavi sola. E io, le foto che me le ha fatte secondo te? Che poi erano le foto quando avevo la rivista di Webstar Magazine in mano, quindi ero uscita con Michele alla fine. E cioè, le foto me le ha fatte lui, ovviamente. Quindi quando gli ho detto le foto secondo te che me le ha fatte, mi fa intelligentemente: non lo so, io no. Mi fa la deduzione più sherlockiana, si può dire, di tutti i tempi. Te le ha fatte qualcuno, senza anca davanti. Buonanotte! Ovvio, la telecamera non vola. E lui fa buonanotte a domani, con una speranza che non dovrebbe avere. Io non gli rispondo e dopo un po' ripropone questa frase: buonanotte e sogni d'oro. Però aspettate, continua e dice: a domani pensaci. Sul fatto che potevamo vederci, no? Io non ho bisogno di pensarci, ciao. Continua, cioè la conversazione non è del giorno dopo, ma continua e fa: ma la conosci tu? E dice il nome di una mia amica che non vorrei dire. Di sfuggita, lui prende di nuovo in mano la situazione e dice: e l'amica tua sta la foto. Cosa c'è scritto qui? È l'amica tua, sta sulla foto lei. È fidanzata lei. Tra l'altro, non ho una foto con lei. E io non la conosco, ti ho detto, ma sei disperato che vuoi una fidanzata? E risponde: io sì. Cioè, rendiamoci conto. Ma anche se uno, anche se io che ne so, fossi stata disperata, ti pare che ti venga a dire a te: sì, sono disperata, ma tienitelo per te, idiota. E io faccio: allora non parlarmi. E lui fa: ce l'hai una per me? Scritto L-A-I, tutto attaccato, ce l'hai una per me. E io ovviamente gli dico: ti pare che io sia un'agenzia per disperati? Cercamela e poi domani me lo fai sapere tu. What the fuck? Naturalmente la mia risposta arriva subito e dice: non ho tempo per me, figurati per te, trovatela da solo, ciao. Ma tu ce l'hai? Quale parte di trovatela da solo non hai capito? Non fammi perdere tempo, ho detto ciao. Però ragazzi aspettate, perché questo ragazzo continua. Sempre nella stessa conversazione, cioè non si dava proprio per vinto, sei sposata tu. Già me l'hai chiesto, non ti voglio conoscere e non ho nessuno da presentarti, quindi ciao, ciaone. Ciaone non c'è scritto, però lo dico io perché è come se ti parlassi ancora. Io in quel momento ero a Roma, però gli avevo detto che partivo perché dovevo andare a Catania, no? E lui fa:
quando torni in Italia, come se io fossi già partita. E io, la Sicilia è dell'Italia, perché avevo messo la foto dei biglietti, no? E lui, quando ritorni dalla Sicilia, tu, la conversazione è quasi finita, perché io gli faccio, non ti voglio incontrare, ti è chiaro? Sì, mi è chiaro. Ok, ciao, se ci ripensi me lo fai sapere, tu. Questo tu mi fa troppo ridere, come quell'altro, ok, tu crei una cosa del genere. E io, non ci ripenso. Da lì ha smesso di cercarmi, per fortuna, ma mi sa che tipo l'ho bloccato, non è che ha smesso di cercarmi. E niente ragazze, il genere maschile, che tra l'altro questo c'ha le foto, c'ha i poster, non è come l'altro che mi avete fatto giustamente notare, no? Che il profilo poteva essere un falso e niente, o magari straniero, per cui non parlava perfettamente l'italiano. Però questo ragazzo vi assicuro che è italiano, perché è della mia città. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente ho altri reperti molto interessanti da dirvi riguardo i rimorchi poracci, che appunto essendo poracci non riescono mai. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!